Ciao a tutti ragazzi, in questo momento di Giocatori Rule Breakers appare così un Teies selvaggio direttamente in versione momenti. Non c'entra nulla con i Rule Breakers, però andiamo a un po' capire che Electronic Arts sta buttando fuori qualche carta potenziata per un po' far smuovere il mercato e un po' dare qualche alternativa effettivamente interessante alle varie formazioni. Ragazzi, prima di andare a vedere Teies, appunto, momenti nell'SBC, mi raccomando, follow con YouTube. E poi ci spostiamo in game come al solito. Eccolo qui. Alex Teies, 2 SBC, ma andiamo a vedere dopo. Adesso vediamo un po' come è fatto il giocatore. 1,81, alto in attacco, basso in difesa. Per un terzino un po' particolare, quindi almeno medio in difesa ci voleva. Basso un po' troppo sbilanciato verso l'attacco. Poi attenzione, 3 di abilità, 2 di debole. Ma vabbè. Quali ruoli può andare poi a ricoprire TS oppure Asa, quindi terzino sinistro e basta praticamente. Attributi, la velocità non è male, è 88 con uno scatto 88 e 87 di velocità accelerazione, perdono, ci sta, buono, buon terzino sicuramente. Tanto vediamo che mi sta chiamando al telefono. Vogliamo investire il nostro futuro? Ti bastano 250 euro per ottenere un guadagno extra. Vabbè, dai, Se non 250 euro li uso per andare a spostare i points. Perfetto, ragazzi, torniamo. Ok, tiro 80. Vabbè, un terzino, non è che ci interessa più di tanto. La potenza sicuramente è buona, spacca la porta, però per il resto va bene così. Passaggio 86, questo è interessante perché abbiamo comunque una visione che è abbastanza elevata per un terzino. Ma abbiamo un corto 85. Occhio però al debole. Ricordiamo che il debole è solamente 2. Lui è mancino, quindi di destro. Mamma mia, meglio evitare. Dribbling 82. Non è molto agile, un po' corpulento. Ma sinceramente mi lascia un po' perplessino questa carta. Non mi dice proprio nulla. È solamente perché è brasiliano che potrebbe essere interessante, ma per il resto, ma. Dribbling 82, no, anche qua non mi dice nulla. Difesa 82, molto, molto ibrido, cioè molto ibrido come direbbe Batantuono. Allora, intercettazioni non è male invece. In difesa abbiamo 86 intercettazioni, col contrasto 84, insomma, è un buon difensore. Si può andare a pensare magari di utilizzarlo in una difesa 5 come un difensore centrale. Date 1,81, è abbastanza fisico, allora sì, questo potrebbe essere il suo utilizzo. Anche perché comunque di fisico ha 78 ma elevazione 80, peccato, pardon, 90. Peccato per la forza, un po' bassina. Però in una difesa 5 che comunque in questo momento sta girando, come DC. Non è male, ci sta alla grande, solamente però per quel punto di vista lì. Quanto ci costa l'SBC? Cambiamo un attimo la schermata, andiamo sul footbin, qua devo già guardare sui 100-110, quindi ci siamo. Ma sinceramente, sono due SBC se non sbaglio chiede vero. Sì, 84-86. No. Vabbè, guardiamolo su PS5, su Next Gen in pratica, che cosa può avere come tipologia di corsa? Niente, ha solo controllato. Quindi in quel caso qua, se ha solo controllato, si spara su un bel Shadow, quindi un bel Ombra, lo si velocizza in maniera invereconda, si alza la difesa e via. Se siete interessati quindi a sbloccare questo Teies, Ombra diretto, sia PS4, PS5, ovvio. Almeno non abbiamo proprio nessun tipologia di corsa che può essere modificata, quindi va bene così. Che dire, ragazzi? È da sbloccare? No, sinceramente no. Nel senso, vi serve un terzo di difesa? Sì, va bene. Spendere 110k per te ha senso? No, non ha proprio senso. Non è, a parte che non è una carta dinamica, quindi non ha senso andare a spenderci in questo momento. Però poi è molto ibrido, c'è cioè 2 di debole. No, vabbè, non ha proprio senso, ragazzi. Lasciatelo pure lì. Non trovo un motivo buono per andare a sbloccarlo, anche perché comunque è relativamente caro. Neanche nell'SBC, sinceramente, andrei a buttare quei inoscambiabili per questo Teies ha poco senso. Piuttosto, fatevi altri SBC che vi ho consigliato in precedenza. Teies, io proprio direi di no. Evitatelo proprio a grandi linee.
E ricordandoci poi, tra parentesi, che adesso uscirà poi venerdì prossimo il nuovo team dei Rule Breakers, quindi molto probabilmente nell'SBC qualcosa di interessante esce. Torniamo in regia, ragazzi, come al solito. Come vi dicevo prima, no, non ha senso andare a sbloccare questo Tejas, quindi no, lasciatelo pure lì, inutile. Come sempre, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato o meno, se siete concordi o non concordi. Niente, come al solito, invito. Follow anche YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!